Benvenuti. Buongiorno Night City. Su Cyberpunk 73. Ieri è stato estratto un bel 30. 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia. Era un po' che non giocavo a questo gioco, che ormai risale già a diversi anni fa. È uscito un DLC poco tempo fa e l'hanno scaricato. E adesso vediamo cosa fare in questo DLC, anche perché il gioco è cambiato il menu, cambiato le impostazioni, tante cose non sono più come erano prime, quindi il tuo amico ora proverà a ritornare in campo. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Ok, benvenuti quindi sul mio canale Tupo Mix con questo nuovo episodio con il DLC di Cyberpunk 2077. Intanto andiamo a vedere un pochino dove eravamo arrivati, perché sicuramente Phantom Liberty ancora non l'abbiamo cominciato, quindi lo cominceremo ora andando a ripescare un vecchio salvataggio e cercando di continuare il gioco. Prima di tutto ragazzi, grazie per essere qua con me quest'oggi. Vi ricordo, se volete lasciare un like alla fine del video, lasciate un like, fa piacere, aiuta il canale a crescere senza dubbio. E se non siete iscritti al mio canale, sapete cosa dovete fare, lo sapete, vi iscrivete, è una cavolata, non costa niente, e attivate anche la campanellina di là, e nello schermo qualche parte la trovate alla mia home page, per essere sempre aggiornati appunto ogni volta che porterò un nuovo contenuto sul mio canale. E adesso raga, andiamo a vedere un attimino dove eravamo arrivati con i caricamenti precedenti. Ok, non mi ricordo più neanche come funziona il menu, adesso lo controlliamo appena ci siamo, vediamo subito. Eccoci qua, praticamente siamo nella hall. Qua suona il telefono, già dei messaggi. È un brutto momento. Mi è appena giunta una voce dal mondo dei bisturi. Ho pensato che potrebbe interessarti. Salta i preliminari, Vic, sputa il rospo. Beh, sono usciti degli aggiornamenti di software di alcuni impianti freschi. Parecchio utili, stando ai bisturi. Sei la prima persona a cui lo dico, perché, faccio il tifo per te. Voglio darti un piccolo vantaggio. Grazie mille. Cosa abbiamo del pacchetto che è aggiornato? Dimmi tutto. Che c'è nell'aggiornamento? Ottimizzazione dei sistemi, nuove sottoroutine, impostazioni utente ampliate. Vedrai. Grazie della dritta, Vic. Quindi dove trovo l'aggiornamento delle meraviglie? In realtà, da qualsiasi bisturi della città. In fondo, non è poi così meraviglioso. Ah, quindi puoi pensarci tu. Certo, appena salderai il tuo piccolo debito. Ovviamente abbiamo debiti da pagare. Nuovo incarico, upgrade. Intanto ragazzi, direi di dare un'occhiatina al nostro menu, perché qualcosa è cambiato, i livelli, ora nuovo livello 31, cyberware, inventario. Cominciamo in ordine, cominciamo con il cyberware. Vediamo, abbiamo parecchie cose da cambiare, da mettere diverse da come erano prima, porca miseria. Vediamo un attimino qua cosa abbiamo. RAM massima, velocità, vai da un bisturi per potenziare. Questo qui si può potenziare, ovviamente. Le braccia sono già a posto così. Sono già potenziate bene. Possiamo potenziare anche la colonna. Tante cose da potenziare, ragazzi, abbiamo un sacco di cose da potenziare. Le gambe, tendini rinforzati, premi X a mezz'aria per eseguire un doppio salto. Ragazzi, non mi ricordo più niente di questo gioco, sono passati diversi anni, dico la verità, e andremo un po' così avanti come viene. Diamo un'occhiata all'inventario. Ma siamo noi questi qua? Madonna ragazzi, che roba, ma cos'è sta roba qua? Abbiamo una pistola, un fucile d'assalto, un'altra pistola, abbiamo diversi accogli cyberware qua, madonna quanta robetta. Rave micro cyber Mech 2 grado 4, abbiamo lame da anatide, ottimo. Abbiamo link smart per collegarsi, sempre utile. Questo cos'è? Occhiali aviator di Johnny.
Abbiamo un sacco di roba, ragazzi. Questo cos'è? Ok, abiti. Ragazzi, direi che andiamo nella mappa, vediamo dove siamo e diventa abbastanza qui. Cosa c'è? Incarico secondario, lavoretti, minori, entità. Va bene, possiamo allargare un po' la mappa. Segui il checkpoint. Ok, checkpoint, eccolo qua. Praticamente qua c'è un bisturi. Viaggio rapido. Posizione, indicatore personalizzato sulla mappa, passa a V, passa a V. Ah, ok, passa a V. Noi siamo qua. Notturni, incontra Akano a Lembe. Arriviamo anche a Akano ad incontrare, ragazzi. Cercherei un bisturi a questo punto per ampliare il tutto. Cerchiamo un bisturi, questo c'è, contratti. A quanto pare gli affari loschi di Night City, ragazzi, abbiamo un sacco di roba. Viaggio rapido, metro, congresso, Mirk. Abbiamo un sacco di viaggi rapidi, metro, Japan, viaggio rapido. Bah. Personaggio, ok. Ripristino, per via di importanti modifiche alle meccaniche di gioco, i talenti sono stati ripristinati e i punti talento rimborsati in modo che tu possa ricreare il tuo personaggio. Dobbiamo rifare il personaggio, raga? Abbiamo 31 punti di talento disponibili? Ci vediamo fra 2 minuti. Va bene, abbiamo aumentato un po' le caratteristiche. Adesso vediamo un attimino nel diario che c'è di interessante. Notturno upgrade. Andiamo a fare l'upgrade. Dovrebbe essere, basterebbe selezionare, credo, così. Dopodiché segui l'incarico. Si fa così, se lo seguiamo, no? Dico bene. Segui l'incarico. In teoria è questo l'incarico. Se io esco da qua, nella mappa dovremmo vederle l'incarico. Vediamo. Vediamo i punti. Punto di scambio per vendere e depositare oggetti. Questo cosa c'è? Carta dei tarocchi, scansione. Noi dove siamo? Noi siamo qua. Notturno, incontro l'Embers. Incarico secondario, lavoretti minori. Dobbiamo cercare un... Questo cos'è? Ok, ragazzi, direi di provare ad andare a vedere cosa c'è qua. Viaggio rapido. Segui il checkpoint. Viaggio rapido. Passa a V. Ok, seguiamo il checkpoint di là, eh. Dove... Che succede qua? Ecco, cominciamo bene. Nuovo incarico. Segui Senti, l'incarico. forte e Chi chiaro, sei? chiunque tu sia. Bene, ha funzionato. Mi chiamo Sonny, ma puoi chiamarmi Songbird. So chi sei, conosco la tua situazione, il tuo problema e posso salvarti la vita. A me. Molto divertente. È uno scherzo, perché non sono dell'umore. No, tutt'altro. Avrai delle domande e ti risponderò a tempo debito, presto. Ma prima devi raggiungere quell'appendice malata di Night City chiamata Dogtown. Che facciamo, ragazzi? Andiamo? Andiamo? Va bene. Non so in cosa mi sto cacciando, ma chi non risica non rosica. Grazie, lo apprezzo davvero. Ingresso principale di Dogtown. Raggiungilo appena puoi. Ti contatterò quando sarai lì. Ok. O è una fregatura molto elaborata, o un'ancora di salvezza. Quindi devo andare per di là? Ok. Andiamo a piedi probabilmente. Devo andare in là, ci giriamo da qua. Se fosse una macchina faremo anche prima, ma corriamo come disgraziati, perché se io faccio così, mi chino così di fuori, niente, corriamo. Là cosa c'è? Andiamo. È 1 chilometro però, è un po' lungo,
Quindi andiamo tranquilli, forse di qua si fa prima. Un sacco di gente, qua si può entrare? No. Ragazzi, non è che mi ricordo poi tantissimo, di qua dove si... Chi è quello? Vediamo questi? Ah, niente, fanno pugni questi qua. Va bene. Fanno soltanto pugni. Andiamo di qua. Mettiamo via la pistola, quindi... l'ho messa via la pistola? Ah, no. Per metterla via... Ah, ok, un po' di armi qua a disposizione. La pistola, va bene. Volevo mettere via la pistola. Come facciamo? Ok, così, perfetto. Proseguiamo. Forse una macchina faremo anche molto prima, andare un chilometro, ragazzi, è un po' lontano, ci vorrebbe una macchina. Chi che spara? Ma sento sparare, ragazzi, andiamo avanti. Certo che qua girare in questi posti non è molto molto allegro. Andiamo di qua, anche perché dobbiamo andare per di qua noi, eh. Ehi, ehi, dove siamo qua? Madonna, raga, non mi ricordo più niente di questo gioco. Proseguiamo. Un chilometro, eh. È lontano però. Leggi il messaggio. Sei ancora andato su Autopixel? Se hai sempre sognato di vivere come un rockstar, ma non sai nemmeno quante corde una chitarra, niente paura. Ho una Porsche 911 Turbo Cabriolet. Ragazzi, però noi possiamo anche prendere la macchina, se non sbaglio bene. Lasciamo perdere questo messaggio e becchiamo Palam. Hai tempo? Vediamo Palam come sta. Palam, ragazzi, era quella che era la tipa carina che ci piaceva tanto, non c'è più. Allora, a questo punto io vorrei la macchina. Se io faccio così, ma arriva la macchina? Ma arriva la moto, che figata, va bene. Per salire in moto. Ok, andiamo. Oh, finalmente siamo un po' motorizzati, Dove dobbiamo andare? A sinistra, rallentiamo un attimo qua. Madonna, brutto stronzo, che cazzo freni? Ma che moto è questa qua, ragazzi? È una moto da incubo. Andiamo di qua? Oh, è contromano. Forse ho sbagliato strada. Dove devo andare? No, devo tornare indietro, Forse di qua si esce da qualche parte. Ragazzi, non è che mi ricordo poi tanto, E siamo contro mano, ma non è un problema. Madonna, grande. Ok, siamo quasi arrivati. Però qua mi sa che... Levatevi dalle palle, ora! Non se ne parla. Potete andarvene tutte e due a fanculo. Sono dell'NCPD, sto inseguendo un sospettato che è appena entrato a Dogtown. E a me non me ne frega un cazzo. Tornatevene in città, sbirri. Questa zona è off limits per voi. Andiamo un po'. Non serve a niente. Dobbiamo andare là in fondo noi, Cazzo! Sta scappando. Dobbiamo andare a cercare la tipa che ci ha chiamato, Che succede? 20. Cosa trasporti? Il solito. Scatole di impianti. Dove cavolo siamo qua? La sicurezza è la parte del segreto.
Cerca Songbird. Cerchiamo Songbird, dove sarà mai? No, qua mi sa che ci danno delle botte. Cerchiamo Songbird, dove sarà? Allora, Dog et Dog. E dov'è la tipa qua? Tu chi sei? Salve. Buongiorno. No, saltiamo così. Estrai l'arma, niente. Qua sono tutti armati. Ragazzi, non so dove sia Songbird. Sei tu? La sigaretta? Fumi? Non fumo. Qui ragazzi mi sa che c'è un sacco. Entriamo qua, magari è qua dentro, eh. Che succede? Comincio a fare. Sono in crisi. Ho una crisi netta. Che è successo? Che succede qua? Crisi. Ragazzi, abbiamo una crisi abbastanza potente. Sincronizzazione in corso. Completata. Che è successo? Mi avessero messo la testa in una morsa. Ecco, mia. Va tutto bene. E lei? Respira a fondo, conta fino a 10, recita un'altra. 1, 2, 3, 10. Ti aiuti a stabilizzarti. Ok. Il tuo sistema nervoso ha subito un brutto colpo. E va. Passato. Tachicardia, sudore freddo. Passerà. Che cazzo stai facendo? È una trappola. Non riesco a alzarmi. L'esatto opposto. È una mano tesa. So della bomba orologeria che hai in testa. Se potessi disinnescarla ora, lo farei senza pensarci. Ti sentirei meglio tra un attimo. Di, qualcosa mi puzza. Credo che stia manomettendo il relic. Ma come? Proprio così, Johnny. Ma non ti preoccupare. Siete entrambi al sicuro. Vaffanculo. Se siamo entrambi sul chip, possiamo provocare uno shock. Come è appena successo. Vede Johnny, ragazzi, questa. Questa vede Johnny. E per quella di B. Che è successo? Madonna, ragazzi. Allora, cerchiamo di capirci un po' qua, Siamo... Ho dovuto escluderlo per ora. Lui ti sente benissimo, ma non può rispondere. Chi cazzo sei? Sembri un costrutto, immagino. Chi cazzo sei? No. Sei un costrutto, come Johnny. No, V. Sono una Netrunner. Ho usato il protocollo cognitivo del Relic per contattarti. Vedo e sento quello che vedi e senti tu. Miglia! In questo momento sono a bordo dello Space Force One, seduta di fronte a Rosalind Myers, la presidente dei nuovi Stati Uniti d'America. La presidente? Cazzo, io... No, sei seria? Serissima, sì. L'aereo è stato hackerato e diretto a Night City. Presto effettueremo un atterraggio d'emergenza a Dogtown. Le comunicazioni sono fuori uso, credo disturbate. Il Relic era l'unica opzione. Quindi? Al momento sei il nostro unico contatto a terra. Minchia! L'aereo non può riprendere il controllo? Sei davvero con la presidente? Cazzo di casino, come posso aiutare? L'aereo è stato hackerato, giusto? Sei una runner, non puoi fare niente. Potrei. Mi basterebbero 24 ore, l'attrezzatura giusta e un bel po' di caffè. Al momento non ho niente di tutto ciò. Stai dicendo che la presidente degli NUSA, Rosalind Myers, è lì con te? Proprio di fronte a me. Conosce la situazione. Sta aspettando il tuo sì. Cosa posso fare? Quanto tempo abbiamo? Troppo poco per evitare l'atterraggio a Dogtown. Forse abbastanza per salvare delle vite. Qui entri in gioco tu, V. La vita della presidente e la sua sicurezza sono della massima priorità. Lei sopravvivrà all'atterraggio, ma Dogtown è pericolosa. Dovrai tirarla fuori dall'aereo prima che lo faccia qualcun altro. Hai detto che puoi aiutarmi, è la verità? Hai avuto un assaggio delle mie capacità. E non è tutto. Posso curarti, definitivamente. Wow!
Perché dovrei fidarmi di te? Un attimo fa mi hai fatto collassare. Mi dispiace, è un effetto collaterale. Se può consolarti, mi farò perdonare. Consideralo un anticipo. Il tuo relic è pieno di cluster di dati corrotti. Li elimino per fare spazio a roba che ti sarà utile. Tipo cosa? Software di combattimento della Militech, roba all'avanguardia. Vai qui a prendere polvere. Nuovo albero dei talenti sbloccato. Hai sbloccato l'albero dei talenti relativo a relic. Per accedere alle abilità che offre devi acquisire punti relic esclusivi. Per questo albero dei talenti puoi trovarli presso il data terminali Militech Spazi e per Downtown. I dati terminali appaiono sulla mappa quando ti avvicini a essi, scaricando vecchi dati operativi Militech e registri di combattimento. Ottieni punti relic e puoi spendere nell'albero dei talenti del relic. Beh, insomma, ragazzi, allora vediamo un po'. Tre punti disponibili. I relic è qua sotto, ragazzi. Dimmi a vedere subito che si può fare. Apri talenti. Ora il relic conferisce nuove possibilità al tuo cyberware. Pochi eletti hanno potuto. Vabbè, siamo un eletto. Apriamo i talenti. Oh. Sblocca nuove abilità per cyberware da braccia, lame da martire, braccia di gorilla, sistema di lancio, proiettile e monocavo. Questo migliora il cyberware, mimetismo ottico. Attivare il mimetismo ottico durante il combattimento premendo R1 a perdere le sue tracce ai nemici, dandoti la possibilità di interrompere il combattimento. Nota: per usare questa abilità devi equipaggiare il mimetismo ottico dello slot rapido gadget di combattimento. E qua idem. E qua durante il combattimento puoi rilevare le vulnerabilità dell'armatura del cyberware dei nemici. Colpire le vulnerabilità fornisce 100% probabilità di colpo critico più 25% perforazione armatura, bonus ai danni inflitti ai punti deboli. Infliggere abbastanza danni a una vulnerabilità lo fa esplodere, generando un'esplosione AMP che danneggia i nemici vicini nel raggio di 3 metri. Oh ragazzi, io prenderei innanzitutto questo qua, perché mi sa che non è male, lame eccetera eccetera. Poi ne rimangono due, di relic. Ah no, voleva 3 questo, madonna, vanno tutti 3. Va bene, mimetismo non posso prenderlo, quindi niente. Qua posso prendere qualcosa, mappatura spaziale, limitatore rimosso, influenza solo le braccia del gorilla, sistema di lancio. Ah, quindi questo è il lame da martire. Vabbè, non posso fare altro, torniamo indietro e vediamo un po'. Ripristina, ok, progressione abilità, vai. Mi formicolano le dita, è quasi piacevole. Insomma, oh, e non si limiterà a formicolare, fidati. Ora ascolta, ti ho dato lo scheletro del software, ma è il firmware a essere sofisticato. Impara e cresce insieme a te. Migliora se gli fornisci dati. Analisi tattiche, registri di operazioni leggendarie, roba che faccia incazzare l'NCPD. Guardati in giro a Dogtown. Prima devo arrivarci. L'ingresso principale è off-limits. Non hai un pass d'accesso e io non ho tempo di falsificarne uno. Entrerai dall'ingresso posteriore, senza farti notare. Non dovrà vederti nessuno. Fai strada. Suppongo di sì. Dopo di te. Sarò al tuo fianco per quanto possibile. Quindi? Ah, di qua? Garage, là oltre la recinzione, lo vedi? Lo usavano i contrabbandieri. Ora tocca a te. Cerca di intrufolarti, magari distrai le guardie, inventati qualcosa. Totalmente diversa. È una perdita di tempo. Certo.
Qui c'è un po' di gente. Di qua devo andare? Garage, corri! Bene, adesso entra. Cerca un punto d'accesso alla rete. Collegati e potrò darti una mano. Un punto d'accesso sembrerebbe facile, se garage, no? Devi andare al piano di sotto. Guardati intorno, cerca un modo per scendere. Ok, io prenderei tutto qua, no? Ok, prendiamo questi per scendere. C'è una fonte d'energia. Abbiamo iniziato questo Phantom Liberty, ragazzi. Il menu è cambiato radicalmente. Abbiamo anche una voce in più adesso, il Relic, che ci dà delle potenzialità in più. Siamo entrati dentro, ragazzi. Io direi per il momento di fermarci qua, perché devo ancora studiarmi bene questo DLC. È tutto nuovo anche per me, anche se il gioco Cyberpunk l'avevo finito, platinato a dovere, con tutti i finali a suo tempo fatti, ma adesso questo è tutta un'altra cosa e tante cose non le conosco, altre non le ricordo, ragazzi, e quindi vi invito, se volete, a seguire il secondo episodio, se vi piace lo portiamo. Adesso io aspetto da voi qualche commento, qualche like, qualcosina, insomma, che per farmi capire che vi piace questa serie, che vi piace Cyberpunk e volete vedere come prosegue l'avventura mia e di Johnny. TuffoMix, ragazzi, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio. Scrivetemelo voi se lo volete. Sapete comunque che tutti i giorni abbiamo sempre sul mio canale YouTube e Fallout 2024 e ovviamente anche Truck and Logistics Simulator, che oggi si è riposato per dare spazio giusto a questo primo episodio di Cyberpunk. Ciao a tutti, ragazzi, da TuffoMix e alla prossima. Ciao.